Ciao ragazzi, come state? Bentornati e benvenuti sul canale. In questo video vi porto in tantissimi posti diversi. Passeremo dall'antica storia, addirittura dalle ere glaciali, alla storia della guerra fredda, quindi ad epoche molto più vicine a noi. Inizieremo visitando un deserto di pietra, letteralmente fatto di roccia, il risultato di un'antichissima frana, la più grande frana post-glaciale delle Alpi. Poi continueremo, arriveremo sulla cima di una montagna, vedremo i resti di un antico ghiacciaio, cosa ha lasciato il ghiacciaio sciogliendosi. Continueremo poi il viaggio passando invece alla storia medievale, vedendo la più grande fortificazione del Trentino, una fortificazione posta appunto a difesa e controllo delle valli, e risaliremo arrivando fino ad una ex base NATO, ancora con i missili puntati, pronti per il lancio. Sto parlando chiaramente della base Tuono, adesso è un museo. Vi spiegherò tutti i dettagli, anche perché lì vicino alla base c'è anche un'altra storia un pochino meno recente, risalente alla guerra mondiale, che vale la pena di essere raccontata. Quindi un video pregno di contenuti, di cose da imparare, sempre con paesaggi fantastici, ma adesso vi porto come sempre in moto con me. Let's roll! Eccoci qua ragazzi, stiamo entrando nell'area delle Marocche di Dro. Guarda che paesaggio pazzesco oggi, con quelle nuvole giù sullo sfondo, ancora più incredibile. Questo pezzo di strada visto dall'esterno è pazzesca, sembra veramente di attraversare un deserto sulla luna. Naturalmente il top è farla a piedi, perché qui in mezzo ci sono tantissimi sentieri bellissimi e fanno dei giri ad anello. Lì dietro c'è un mini lago con una casa, è veramente un posto stupendo. Chiaramente in moto ne possiamo apprezzare solo una parte. Sono arrivato ragazzi, sono nell'area desertica delle Marocche di Dro. Dietro di me c'è il deserto e la montagna che franando si è distaccata, si è letteralmente staccata a metà montagna e ha creato quest'area desertica. Come mai si è creata questa frana? Innanzitutto la frana non è stata solo una, ma sono state più frane nel corso del tempo, alcune causate da terremoti. Ma la frana principale è dovuta appunto al fatto che è venuta a mancare la pressione dei ghiacciai. Dobbiamo tornare indietro nel tempo di almeno 15-20 mila anni fa, quando quest'area era interamente occupata da un ghiacciaio enorme che arrivava a coprire tutte le cime delle montagne che vedete intorno a me, in alcuni punti arrivava fino a 2000 metri. Quando poi il ghiacciaio si è ritirato, sto velocizzando naturalmente i tempi geologici perché poi il ghiacciaio si è ritirato, si è riespanso, però quando definitivamente i ghiacciai si sono ritirati dalle Alpi, l'enorme pressione della massa di ghiaccio è venuta a mancare ai lati delle montagne, quindi queste montagne sono proprio collassate, si sono staccate. Qua addirittura è venuta giù un'enorme frana, è rimbalzata e tornata indietro, quindi miliardi di metri cubi di materiale. Questa naturalmente è tutta roccia calcarea, vuol dire che come le Dolomiti quest'area era in fondo al mare, oppure era sul bagnasciuga, comunque sabbia che è diventata roccia. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui si trovano innanzitutto fossili, ma soprattutto in quest'area impronte di dinosauri. I dinosauri camminavano sul bagnasciuga, hanno fatto una corsa, camminato sul bagnasciuga e hanno lasciato le impronte. Sono varie rocce, chiaramente porzioni intere di rocce in cui ci sono le impronte di dinosauri. Essendo un'area desertica c'è un microclima molto particolare, quindi molto caldo, qui raramente va sotto zero, e inoltre si pensa che quest'area delle Marocche di Dro e queste enormi pareti scoperte di roccia siano i motori dell'Ora del Garda. L'Ora del Garda è un vento molto famoso che inizia intorno alle 11-12, spira da sud verso nord, è quello che permette, insieme al Pelerc, il vento da nord la mattina, il windsurf. Ma l'Ora del Garda appunto si crea perché verso le 11-12 si crea un enorme riscaldamento di queste rocce, si stacca una colonna d'aria termica. Le colonne termiche sono quelle che utilizzano anche le aquile e gli uccelli per volare, quando li vedete che girano intorno stanno sfruttando una colonna d'aria termica. Quindi si alza la colonna d'aria e richiama aria, si crea un vuoto e richiama aria fredda da in fondo al lago di Garda, partendo così l'Ora del Garda. Un'area molto particolare che vi consiglio appunto di venire a vedere a piedi, e se ci passate naturalmente non avete voglia di scendere, in moto. A piedi assolutamente evitare i mesi estivi, appunto perché è un'area desertica, non c'è acqua e le temperature sono desertiche. Adesso vi porto con me nel lago di Kavedin, che è un lago che ha creato appunto questa frana. Adesso lo percorriamo in tutta la sua lunghezza. Le due montagne naturalmente che hanno causato la slavina sono queste due. Yoga, ottimo,
Poi c'è stato un tentativo di risboschimento, sono negli anni 70, col pino nero. Il pino nero naturalmente è quello che ospita la processionaria. Poco simpatico, quei sono quei bruchi che poi fanno quei nidi bianchi sugli alberi che a causa dell'innalzamento delle temperature invernali non muoiono più d'inverno e quindi continuano a riprodursi. Comunque tutta questa parte qui è tutto rimboschimento artificiale, però sono proprio stati piantati pini neri. Se no l'area sarebbe ancora abbastanza arida. E adesso letteralmente qui dietro la curva c'è il lago di Cavedine, lago di sbarramento, e lì chiaramente in mezzo agli alberi, ora non si vede bene, poi si vedrà meglio dall'alto, c'è una centrale austro-ungarica che di captazione dell'acqua. E ricordo che tutta questa zona era ancora fino al 1918 Austria-Ungheria. E qui c'è il bellissimo, fantastico paesaggio del lago di Cavedine. Qui ragazzi sono sulle rive del lago di Cavedine, un lago di sbarramento. Cosa vuol dire? Vuol dire che la frana causata appunto dal disfacimento di queste due enormi montagne hanno interrotto il corso del fiume che passava qui nella valle, il fiume Sarca, ci passa ancora nella valle naturalmente, però hanno interrotto il suo corso iniziale e appunto la massa d'acqua portata dal fiume si è accumulata creando così il lago di Cavedine, e poi il fiume naturalmente scava sotto e trova altre vie per raggiungere il lago di Garda. Da qui inoltre possiamo vedere molto meglio il responsabile, uno dei principali responsabili, ne sono due in realtà, sia il Monte Brento, che è questo qui, che il Monte Casale, che appunto franando in epoche diverse hanno causato l'area desertica delle Marocche di Dro. La particolarità è che appunto se vediamo la roccia più grigia è quella che è, diciamo, stabile da più tempo, la parte invece gialla è quella relativa a delle frane recenti. Chiaramente possono essere frane di secoli fa, magari 3 secoli fa, non ci mette così poco la roccia a ritornare grigia. Io personalmente ne ho vista una, è minuscola, ma ha fatto un rumore pazzesco. Per fortuna, appunto per l'instabilità, il Monte Brento sotto non ci sono costruzioni. La particolarità di questa montagna inoltre che è molto famosa nei base jumper, è uno degli exit point più famosi al mondo. I base jumper sono quelli che si lanciano con la tuta alare proprio da quella punta della montagna, c'è un punto molto famoso che si chiama Becco dell'Aquila, fanno il proximity fly, molti passano vicino alle rocce e poi aprono il paracadute. Chiaramente uno sport molto rischioso e purtroppo molte persone ci hanno lasciato la vita e capita sempre qualche incidente ogni anno. Comunque è uno dei punti molto famosi, c'è la base school, quindi è uno dei vari sport che si può fare sul lago di Garda. 3, 2, 1, base jump! Ragazzi, se venite sulla strada del Bondone c'è un punto dove fermarsi che è spettacolare, c'è un panorama incredibile che non vedi nemmeno lassù, è la pista di decollo dei deltaplani e si vede tutto. Questo qua sotto di me è il lago di Toblino, bellissimo, col castello in mezzo, è un ristorante visitabile, chiaramente molto bello. Poi c'è Margone, che è il paese più assolato del Trentino, su quel piccolo altipiano, e da qua ragazzi si vede persino il lago di Garda, quindi fermatevi qui quando vedete sulla destra lo spiazzo con la pista di decollo dei deltaplani, fermatevi perché è veramente pazzesco e si capisce anche l'enorme crollo che c'è stato delle due montagne di cui vi dicevo prima, perché si vedono esattamente il loro collasso. Praticamente ragazzi l'area dove ero prima delle Marocche di Dro si vede
appena quello spicchio lì è il lago di Cavedine e le montagne che sono collassate sono una, Monte Brento e Monte Casale, e hanno creato l'area delle Marocco Idro, che è tutta questa area qui. Questi terreni qua sotto invece sono tutti pianeggianti, sono stati bonificati dalla chiesa, che ne ha ancora una gran parte, perché chiaramente il fiume Sacri passa in mezzo alla valle, che quindi poi ha portato i sedimenti e ha creato tutta quest'area pianeggiante. Qui era molto acquitrinoso ed è stato tutto completamente bonificato. E laggiù il lago. Questa qui è la valle di Cavedine e giù la valle dei laghi. Allora adesso vi do un consiglio culinario. Tantissime persone, quando almeno motociclisti, quando arrivano in moto, vengono qui, girano a destra e vanno qua. Allora, qua c'è sicuramente un bel paesaggio, il bar è bello e tutto. Però se andate qua a sinistra c'è un giardino botanico e sotto un rifugio e si mangia veramente veramente bene. Secondo me meglio che di qua, e sicuramente sono più simpatici di qua che di qua, almeno per l'esperienza che ho avuto io. Però qua è chiaramente più panoramico, quindi magari potete mangiare di là e prendere un caffè qua. Allora ragazzi, qui siamo nella piana delle Viotte del Bondone, e quella che vediamo dietro di me è quello che rimane di un ghiacciaio. Come vi ho detto prima, l'ultima glaciazione, i ghiacciai sono ritirati circa 20.000 anni fa, al più tardi 15.000, quindi è un po' difficile capire cosa c'era prima dal paesaggio. Comunque qui è facilmente intuibile, perché in questa valletta che vedete dietro di me, che è contornata insomma dalle cime del Bondone, che si chiama Cornetto, Cima Verde e Dos d'Abramo, lì in mezzo a quella valle c'era un piccolo ghiacciaio, e il ghiacciaio fa come un'enorme ruspa quando si muove, quindi avanti indietro, trasportando detriti e materiale, ha creato quelle minuscole collinette, poi sciogliendosi ha creato un lago con le acque di fusione, il termine tecnico, alla sua base. Il lago piano piano si è riempito di piante vegetali che, morendo, si decomponevano sul suo fondo, e quindi piano piano queste piante hanno fatto salire il livello del lago, che è diventato una torbiera. Poi la torba in sé è molto utilizzata, era molto utilizzata anche come combustibile, chiaramente seccata veniva utilizzata per queste tipologie, per riscaldarsi, no? Quando non c'era molta disponibilità di legna. Addirittura nelle torbiere sono state trovate nei paesi del nord delle mummie di torbiera, perché chiaramente dove c'è l'assenza di ossigeno i corpi si conservavano. Alcune mummie sono state trovate addirittura col cappio al collo, quindi non è chiaro se erano dei sacrifici umani, se ce l'hanno buttate dopo averle assassinate, insomma non si capisce bene. Comunque ci sono proprio delle mummie di torbiera, e qui possiamo vedere esattamente quello che rimane quando un ghiacciaio in miniatura si ritira, crea le acque di fusione e il lago muore, perché dopo l'ultimo stadio della torbiera il lago muore. In grande quello che ha fatto questo piccolo ghiacciaio lo vediamo sul lago di Garda, dove c'era ovviamente l'enorme ghiacciaio che poi, sciogliendosi, ha creato il lago di Garda sul canyon scavato dal fiume Adige, e le collinette giù nel Veronese verso il Bresciano sono tutte moreniche, si chiamano, perché appunto sono state trasportate dai detriti del ghiacciaio che avanzava, si ritirava, ha portato il materiale e ha creato quello che oggi vediamo come collinette. Ok ragazzi, adesso continuiamo sulla strada del Bondone e scendiamo giù e andiamo alla ex base NATO di Base Tuono. Thank you.
ragazzi, volevo dirvi due cose sulla fortificazione più grande del Trentino, che è Castelbeseno. Se ne hanno le prime notizie nel 1200 e faceva parte dei possedimenti dei conti di Appiano e sembra che fosse abitato appunto da dei loro feudatari, i da Beseno, dal nome del paese sotto al castello. Chiaramente aveva una funzione difensiva importante perché controllava la valle di Folgaria, che è la valle alle spalle del castello, e di fronte a lui la Valle Garina, quindi due vie di passaggio molto importanti. Ovviamente, essendo un castello del 1200, è un po' difficile condensare 800 anni di storia in una chiacchierata veloce. Comunque, come molti castelli dell'epoca, aveva ovviamente funzione difensiva, poi in seguito venne riadattato per la funzione residenziale. Subì un incendio, quindi fu poi ricostruito e subì degli assedi nel 1700 da parte delle truppe napoleoniche, che comunque non riuscirono a conquistarlo, e poi pensate che venne abbandonato nell'800 e venne scoperchiato appunto per non pagare le imposte sulla proprietà. Se una proprietà non aveva il tetto, appunto, non veniva considerata abitabile, quindi non se ne pagavano le imposte. Saltiamo fino agli anni 70 del Novecento, dove viene donato alla provincia autonoma di Trento, che in questo caso con grandissima lungimiranza ne avvia subito il restauro e ne fa una sede museale. Oggi è visitabile, tutto il castello è aperto, visitabile, c'è dentro raccontata la storia anche con un percorso multimediale ed è molto bello. Io ve lo consiglio, si parcheggia sotto e si visita tutto il castello a piedi, tutta la struttura difensiva. Chiaramente gli arredi non sono rimasti dentro, quindi sono molte stanze e molte esibizioni del museo. Non è un castello come visitare magari una reggia francese in cui ci sono ancora gli arredi originali, però vale sicuramente la pena perché è una cosa particolarissima, soprattutto la rupe in cui è stato costruito, di ingegneria edilizia stupenda. Adesso è spuntato il sole e andiamo invece a tempi più recenti nella base militare NATO, ex NATO, nella rampa di lancio che è stata restaurata della base Tuono a Passo Coe. È rimasto più o meno 30 km, ci infiliamo dentro la valle e andiamo a vedere questi rimasugli di guerra fredda che sono tuttavia molto attuali purtroppo. Questa qui, ragazzi, dietro di me è Malgazzonta e su quel muro trovarono la morte ben 18 persone, perché la notte del 2 agosto 1944 un corpo di spedizione nazista tedesco insieme al corpo di sicurezza trentino, non c'è da dimenticare, stava operando un rastrellamento nella zona di Folgaria per la ricerca di alcuni partigiani, quindi presero alcuni partigiani vicentini e alcuni malgari che si erano rifugiati lì in quella malga perché pioveva. Ci fu uno scontro a fuoco, morirono 6 o 7 nazisti, però poi alla fine i nazisti ebbero la meglio e la mattina alle 8 presero queste persone, in cui c'erano anche dei malgari che non c'entravano niente, e li fucilarono. Si hanno delle foto di questo evento perché c'era un ufficiale tedesco di sentimenti antinazisti, quindi documentò l'accaduto, perché poi i corpi vennero seppelliti frettolosamente in alcune buche della prima guerra mondiale, derivanti da delle bombe della prima guerra mondiale, e inviò queste foto ad una signora di Folgaria appunto per dopo la guerra, per documentare questo eccidio e per ricordare. Particolare, curioso, un po' agghiacciante, che comunque alcuni malgari che erano estranei, ce n'era uno di questi che parlava tedesco e quindi riuscì a comunicare con le truppe tedesche e a dire che lui aveva i pantaloni sporchi stallatico, quindi era un malgaro, non si stava fingendo un partigiano. Quindi li risparmiarono, tre malgari furono risparmiati, uno di questi però era pulito, non aveva i pantaloni sporchi e fu fucilato insieme ai partigiani. È incredibile pensare, ecco, che come sempre un posto così idilliaco comunque ha dentro di sé delle storie di guerra brutali come questa.
Eccomi qua ragazzi, sono arrivato finalmente alla base Tuono. Quella che potete vedere dietro di me è quello che resta della base che fu costruita dall'aeronautica militare italiana in appoggio appunto alla NATO, e fu una base militare attiva dal 1966 al 1978. Quelli che possiamo vedere qui dietro sono dei missili MIM Hercules, erano dei missili utilizzati appunto dalla NATO, ognuno pesava 4 tonnellate, aveva dei motori ausiliari, 4 motori ausiliari e una portata di circa 110 km. Chiaramente parliamo di un'epoca in cui queste basi venivano costruite perché c'era la reale minaccia di un attacco sovietico, siamo in piena guerra fredda. Questa è la base più alta delle basi che furono costruite dall'aeronautica in supporto alla NATO nel nord-est, siamo a 1543 metri al confine con il Veneto, esattamente nella provincia di Vicenza. Questa base qui aveva chiaramente vari supporti. Quella che è stata restaurata è una delle basi di lancio, perché le basi di lancio in realtà erano tre. La seconda parte poi della struttura militare era l'area controllo, situata circa a 4 km da qua, appunto denominata nei linguaggi in codice Tuono, è da questo che deriva il nome base Tuono, e poi c'era un'area logistica situata a Tonezza del Cimone, che è un comune qui vicino, proseguendo lungo la strada dove c'era appunto il supporto logistico. Era chiaramente sempre sorvegliata da personale militare, all'interno c'erano delle brande chiaramente per poter dormire all'interno nel caso di attacco e sostenere un attacco. C'era un sistema molto complesso di radar e sorveglianza, perché lo scopo era naturalmente poter intercettare dei velivoli aerei che attraversavano lo spazio italiano, lo spazio della NATO, poterli intercettare e distruggere. Questi missili qua erano specificatamente di fabbricazione americana. Quello che c'è da considerare ragazzi, quando vediamo queste strutture, almeno io non è la prima volta che vengo qua, che la visito, è che sembrano strutture desuete. Prima di quello che è successo in Ucraina, cioè a febbraio dell'anno scorso, sembrava veramente una reliquia del passato. Adesso una base NATO così, con questi missili puntati per un possibile attacco russo, sembra terribilmente attuale. Cioè considerate che qui appunto si costruivano dei missili pronti al lancio, qua chiaramente non venivano lasciati così i missili, ma questa è una simulazione per vedere come erano i missili quando erano pronti proprio per partire, ma parliamo di un'epoca molto vicina a noi in cui c'era questo rischio che potesse scoppiare la terza guerra mondiale, e adesso purtroppo stiamo un po' rivivendo questi momenti. Bene ragazzi, adesso me ne torno a casa passando al Passo della Borcola. Se non l'avete mai visto, vi lascio qua sopra il link in descrizione, è un passo veramente che vale la pena di fare sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista storico. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile per imparare cose nuove e aver visto paesaggi che non conoscevate. Fatemi sapere giù nei commenti se ho dimenticato qualcosa, se c'è da aggiungere qualcosa, o semplicemente le vostre esperienze personali su questi posti o su cosa vi piacerebbe che affronti nei prossimi video. Cliccate like se vi è piaciuto, così questo video viene condiviso e visto da più persone nel caso l'abbiate trovato utile, chiaramente. Iscrivetevi se non vi siete iscritti e noi ci vediamo come sempre alla prossima volta. Ah, la traccia GPX sempre gratuitamente in descrizione. Ciao ragazzi!